L'idea della sezione è quella di proporre documenti ibridi, cioè documenti di cinematografia che in un certo qual modo abbiano a che fare con le grammatiche dell'arte contemporanea e dunque con tutta una serie di ritmi e di modelli che normalmente nella cinematografia ufficiale vengono esclusi perché rendono poi il prodotto finale non particolarmente fruibile per il grande pubblico. E dunque l'idea era quella di analizzare una serie di documenti filmici che avessero come obiettivo quello di sperimentare un cinema altro, un cinema in un certo qual modo non assemblato secondo delle regole consuete, ma comprensibile anche al pubblico dell'arte contemporanea che è abituato a ritmi diversi, a forme diverse di montaggio, a un lavoro diverso sull'immagine, sui cromatismi e anche a una narrazione organizzata diversamente. Dunque, i film che sono stati selezionati, che abbiamo visto finora, hanno delle caratteristiche diverse l'uno dall'altro, anche nel senso che si va dal lungometraggio di 2 ore al microclip passando attraverso il corto, sono dai 6 minuti ai 240. E questo rende la sezione particolarmente varia, sia per quanto riguarda le proposte che per quanto riguarda anche le suggestioni, che sono da un lato di tipo tecnico, dall'altro di tipo estetico, dall'altro di tipo narrativo e così via. Devo dire che l'ho trovato abbastanza interessante proprio, sia come selezione che come proposta. Io ho una lunga esperienza nell'analizzare documenti visivi, siano essi in movimento che statici, per cui nella mia professione studiare e sezionare delle proposte culturalmente complesse è un po' un dato di fatto, la base. Dunque, diciamo che ho utilizzato gli stessi strumenti che normalmente utilizzo quando mi avvicino al lavoro di un giovane artista, studiandone i video, ma anche le installazioni, le sculture o la pittura, insomma, grosso modo è la stessa cosa. Ovviamente bisogna utilizzare delle attenzioni diverse al variare delle grammatiche, però il punto di vista è analogo, molto vicino. Beh, direi che come sezione è una sezione necessaria per il fatto che è un punto di vista che non può essere trascurato nella contemporaneità, per tante ragioni, sia per il fatto che la produzione visiva il movimento, diciamo, ragiona in quel modo lì, funziona in quel modo lì, cioè funziona attraverso crossover, attraverso l'uso anche di strumenti un tempo considerati non necessari o low tech, per cui è un po' una condizione che non può essere trascurata, perché se no si trascurerebbe una parte enorme della creatività contemporanea che produce, ragiona e costruisce immagini proprio in quel modo lì. Ovviamente non è il linguaggio del mainstream, ma questa è un'altra cosa. Io penso che il compito di un festival sia innanzitutto quello di veicolare o rendere accessibile a un pubblico più vasto
documenti che altrimenti rimarrebbero in una nicchia, un po' come avviene in una mostra museale o in un'occasione di una biennale e via discorrendo, dove si fanno vedere opere che altrimenti verrebbero confinate al piccolo circuito delle gallerie. Sì, è una tendenza comune, nel senso che questo tentativo di far giocare su uno stesso palcoscenico modalità e voci che un tempo funzionavano e lavoravano su territori separati. Nell'arte contemporanea è un percorso già ampiamente sperimentato, non soltanto per l'ingresso all'interno delle fiere, piuttosto che dei musei, piuttosto che delle gallerie della cosiddetta videoarte, ma anche per il fatto che è diventato ormai comune vedere anche in situazioni che altrimenti erano completamente chiuse a questo tipo di espressione, la presenza, che ne so, delle performance. Ad Artissima c'è stata per anni una sezione dedicata alle performance che è complicato farle vedere all'interno di una fiera, però essendo una parte molto importante dell'espressione contemporanea non può essere eliminata. E lo stesso è accaduto nei musei, insomma. Nell'arte contemporanea in generale questo percorso è già stato, non dico compiuto, ma è già stato affrontato molti anni fa. Anzi, siamo in una fase in cui addirittura si sta rimettendo nuovamente in discussione se tutto ciò può funzionare o funziona al meglio, però è proprio un dato di fatto, anche perché il territorio dell'arte contemporanea per definizione è quello più aperto all'assoluta sperimentazione dell'oggi e dunque non può arroccarsi su posizioni conservatrici. I risultati di queste contaminazioni, di questo crossover, funzionino in maniera, diciamo, equa per tutti quanti, questo è un altro discorso, insomma, però un discorso piuttosto lungo e complesso che, insomma, esula da una breve intervista. Però devo dire che le cose stanno così già da parecchio tempo. Sono contento che anche nei festival cinematografici si iniziano ad aprire delle porte a documenti di schietta provenienza artistica e di grossa, diciamo, sensibilità per la sperimentazione radicale.